dalle abitudini quotidiane dell'aristocrazia romana del I secolo d.C. alla vita dei cavalieri scelti dell'imperatore Settimio Severo, fino ad arrivare alla fondazione tra il 310 e il 315 della Basilica Paleocristiana dedicata al Salvatore, intitolata tre secoli dopo anche ai Santi Giovanni Battista ed Evangelista. Arte, attività militari e vita religiosa si intrecciano nel sottosuolo della Basilica di San Giovanni in Laterano, dove un suggestivo percorso archeologico gestito dai Musei Vaticani consente al pubblico di rivivere alcune delle pagine più preziose della storia dell'urbe. Da 3 anni è la caserma della cavalleria personale dell'imperatore Severo ad essere oggetto di studi e ricerche particolari. L'attribuzione di una chiara identità da parte degli archeologi ai diversi ambienti sotterranei della basilica ha permesso di distinguere il disegno complessivo di una struttura militare dalle dimensioni monumentali, come ci spiega Gian Domenico Spino, la responsabile del Dipartimento di Archeologia dei Musei Vaticani. Abbiamo una prima fase ad alta residenzialità, diciamo così, perché sono delle bellissime case, si intuiscono bellissime case di aristocratici romani e della prima età imperiale, e queste case hanno avuto una durata di svariati secoli. Poi, quando Settimio Severo ha deciso di fare qui la sua nuova caserma degli Equites Singulares, ha praticamente demolito queste case, in buona parte demolito queste case, per fare la sua caserma di sopra. E questa caserma ha avuto una vita importante per più di un secolo, e dopodiché Costantino smantellerà il corpo di questi Equites e costruirà qui sopra la Basilica del Salvatore. Le dimensioni non è che le conosciamo con precisione, possiamo dire che erano notevoli, che andavano quantomeno fino a piazza San Giovanni in Laterano e arrivavano dalla parte opposta, non molto lontano dalle mura aureliane che verranno costruite però dopo la caserma. E accoglieva probabilmente addirittura 1000 di questi cavalieri che si distribuivano in questi lunghi edifici detti streghe, dove avevano i loro piccoli alloggi e dove poi avevano ovviamente questa caserma, anche le loro stalle per i cavalli e ovviamente anche il corpo del comando. Queste sono le tracce del fuoco delle lucerne sulle pareti delle cantine della caserma imperiale. Sorprendono ancora dopo quasi 2000 anni i colori vivaci degli affreschi su quelle delle abitazioni romane. Al di sotto di questi lunghi edifici dove erano queste camerette dei cavalieri, in alcuni casi si è deciso di fare delle cantine. Le cantine erano necessarie logicamente per alimenti, ma anche per ovviamente per le armi e per quant'altro poteva servire alla vita della caserma. Altre cantine viceversa non sono state realizzate perché non servivano e di conseguenza dove la cantina non è stata realizzata si conservano perfettamente i muri, gli affreschi e le decorazioni di queste ricche abitazioni. Il ritrovamento di questo altare e di altri reperti tipici del culto imperiale hanno suggerito agli archeologi la presenza in quest'area dei luoghi più sacri della caserma, come il centro di comando e la sala delle insegne. Ci sono serviti di varie tecnologie. Per la documentazione ovviamente si è dovuto andare molto in alto per trovare questi ambienti, perché la caserma è praticamente poco al di sotto del pavimento della basilica. Si è arrivati lì e si è fatto una documentazione con laser scanner, e mentre nella zona, diciamo, del terreno è stata fatta una ricerca col georadar. In questa maniera si è avuto una ottima documentazione di quello che era raggiungibile ovviamente da questi mezzi. Questo non toglie che poi in futuro ci si possa ulteriormente allargare per definire meglio le planimetrie e ovviamente anche la consistenza di questi edifici. Appena sotto il battistero della Basilica, in corrispondenza della Cappella di San Venanzio, i restauratori dei Musei Vaticani stanno lavorando alla pulitura delle superfici musive di un antico centro termale, probabilmente del I secolo d.C. L'intera struttura è tuttora oggetto di studio, una fonte preziosa da cui apprendere nuove informazioni sull'evoluzione urbanistica di Roma in epoca imperiale.